Ciao ragazzi, siamo qua oggi per curare i bambini. A parte quello, ovviamente. Volevo presentarvi un mazzo che a me è molto caro, che ho cominciato a giocare dopo la banned di Colosso, perché non sono stato così coraggioso come il mio compagno di team da continuare a giocare Thunder, perché non ho il cazzo lungo come lui, però ho deciso di darmi a Dinosauro. Mazzo che mi piace tantissimo, un mazzo going second, e vi farò vedere la mia lista pre-banned, ovviamente, perché non è ancora uscita. A differenza di molte liste che stanno girando ultimamente, ho deciso di giocarlo a 45 perché ho una mia teoria. Gioco tantissimi pali, ovvero brick in mano, overtex. Te puoi mettere in culo, posso che te ne metti in mano. Esattamente, quindi per... Ho preso un palo, fratelli, quando lo pesco è sempre così. Per non vedere overtex, per non vedere Aeolo, per non vedere Olion. Quindi ho deciso di giocare a 45 per vedere meno brick possibili, perché alla fine è un mazzo che parte con una carta grazie al dinosauro nuovo e a misto. E quindi niente, vi presento la lista che ho deciso di giocare. Allora, in doppia copia il mostro più forte probabilmente di Yugi, che è Tiranno. Perché se è così forte ha già di due. Perché è un brick, è un palo anche lui, non lo vuoi mai vedere in mano, o lo serci di pillola, o lo addi di ovi, in mano è un po' un palo, quindi 3 sarebbe veramente veramente pesante. Ma se ti tirano Winda... Se mi tira un Winda ho Lost World e Oviraptor che va sopra Winda, quindi è un intervento del cazzo. E niente, una carta fortissima, soprattutto contro i combo, perché spacca tutto, basta che entra e... Contro il combo abbiamo vinto, quindi va benissimo 2, non di più. 3 per della normal più forte. Quello lì mi sa che lo mettiamo 1. Questo sì, non so ancora perché ha 3 insieme all'altra carta che vi farò vedere dopo. È una carta che fa tutto. Ti sercia, ti spacca i baby, quindi... È veramente, veramente, veramente fortissimo, ragazzi. Poi, ragazzi, abbiamo 3 per di misto. L'altra carta che ha 3, non so perché, però vabbè, una tra lui e Ovi ci saluterà sicuramente. È one card combo. Serve per proteggere tutti i nostri Dino da eventuali hand trap, eventuali cazzate. Ci protegge da Nibiru, quindi solo 2 dei dinosauri nuovi. Perché non perché anzi, può, però, anzi, perché anzi, stavo pensando di portarlo anche a 1, a dire il vero, perché alla fine non lo vuoi mai vedere come normal, perché la normal più forte del mazzo è ancora Oviraptor, quindi lo vuoi sempre specialare di Mistosauro. È una partenza aggiuntiva, però per ora penso che 2 sia il ratio più corretto, però anche metterlo a 1 ci stia ragionando. 3 baby. Anche loro non so perché sono a 3, sono fondamentali da spaccare con Argosauro, con Ovi, e ti fanno partire anche la Combo True King. La Combo True King, gioco solo 2 carte che sono Diagram e Lito, però ho deciso di giocarli di side perché questa versione è fatta solamente per andare secondo, prendere di sorpresa i mazzi meta che vanno solo primi, tra cui la puttana coi tacchi, Salamagna, tutte quelle cazzate lì, e quindi è fatto solo per andare secondo, per spaccare, per cercare di fare OTK subito, quindi la Combo True King è fatta solo da 2 carte, preferisco giocarla di side. L'altro è piccolino, Petit. Stavo provando anche lui a 2, però mi sono accorto che è pesante perché è un brick, perché se non vedi Petit e Argosauro in mano sono dei pali anche loro, e niente. Poi Mono Jurak, sì. Il motivo per cui gioco a 45, perché non lo vuoi mai mai vedere in mano, perché lo devi sempre portare nella combo, e niente, è un brick pazzesco. Altro motivo per cui ho deciso di giocare a 45 è Overtex, perché è fortissimo mandarlo per andare pillola, è forte per riciclare tutti i dino che hai bandito, e lo porti solo da primo perché è una negazione in più e ti ha da pillola per ti cappare il turno dopo. Lion, porti Needle Fiber per fare Boris Sword e ti cappare subito. Passiamo alle spell. 3 per gli scavi fossili. Da consistenza al mazzo perché è una partenza ulteriore, serve per serciare Oviraptor, serciare misto. Super addo 2. Addo 2, niente, anche lui è a rischio banned come un po' tutto il mazzo, però vabbè, speriamo. Dino è l'eterno terzo, speriamo che anche stavolta non ci lo tocchi. Cazzo, guarda. Doppia pillola,
perché a 3 è pesantissima. Una anche le, delle pillola dell'erezione doppia. Bravissima, Tia, mi hai tolto le parole di bocca. E niente. Vabbè, serve da mandare di Overtex. A 3 è pesante, a 1 no, perché la vuoi anche vedere in mano, quindi ci sta. Foolish, perché è one card combo con qualsiasi baby in mano. Attivi Foolish, mandi misto, effetto di misto, se serci Argosauro, fai partire Argosauro spaccando un baby, quindi one card combo, ci sta. Un Terraform per serciare Lost World e per serciare soprattutto una carta che vedremo dopo. Doppio Lost World perché a 3 è pesante, non ne vuoi mai vedere più di uno in mano perché è un brick pazzesco, altrimenti è una carta fortissima, però serve solo vederne uno. Passiamo alle carte per partire secondo, che sono, è praticamente metà del mazzo, e quindi vediamo. Mono Pancra, poco da spiegare, entra special, serve per togliere carte poco simpatiche. Ah, pensavo che fosse uno. Infatti è uno, purtroppo. Mono Dogora, perché serve anche lui per uscire da situazioni scomode, dato che è addabile di Oviraptor, come per esempio Avramax portato da Mascherina, che è un palo clamoroso che altrimenti non togli mai. Ho preso il palo un'altra volta. Per togliere Winda, che ci dà abbastanza fastidio se non vediamo Lost World in mano e Oviraptor, quindi ci aiuta a toglierci tante belle situazioni. 3 Impermanence, vabbè, Entrap, una delle Entrap più forti del gioco in questo momento. Triplo Sasso, porco, per Salamagna. Tutti i mazzi adesso prendono Nibiru, quindi a parte si deve giocare, pendolo. A parte Pendolo, però si deve giocare. Che però anche 5, a parte l'Ermo. 3 Ash, perché sono l'Entrap più versatile di questo meta, quindi ci sta a giocarne 3 per forza. Gamma, perché dai, spiegaci Gamma, perché sono, quando faccio normal OV mi tirano Ash, mi tirano Gamma, io non posso tirare Gamma, esattamente. No, allora gioco Gamma perché li sto testando, a dire il vero, ragazzi, però secondo me è un'entrap fortissima e serve per bloccare tante cose che si basano sulla normal, anche lo stesso in un mirror. Serve per spaccare ovi, serve per fare tante cose ed è un'interruzione in più. Bravissimo. È materiale sempre per pillola anche comunque. Sì, fa visual. Oh, tre soldi. Ci sono veri, come sono veri, non sono tracciati. Money. Esatto. Sono 3 money card e vabbè, sono fortissime. Prismatici, non li vedete, ma sono prismatici. Per i control, perché ci dà fastidio su Terror, ci dà fastidio a Eldritch, non ci dà fastidio a Altergeist, però cioè, è da giocare per forza, pur mettere in testa. Stesso gioco sono tanti indifficienti come giovane, coglione. Eccola, l'altro target di Terraforming, una carta fortissima. Ma perché non giochi se torna? Che perché non c'è spazio, okay. E poi da 45. 2 mine mistiche. Non le avrei mai messe di main, però grazie ai miei grandissimi compagni di team le ho dovuto mettere dentro, perché sono fortissime. Ieri mi hanno fatto solo loro vincere 2 volte contro Orcus perché non aveva out, e quindi fortissime, niente da dire. Servono anche per stallare, per vedere risorse e tutto quanto. Passiamo all'extra, ragazzi. L'extra è quando parti secondo, non serve moltissimo, a parte 2 carte che vuoi fare quasi sempre, che sono Dugarez e Borrisworth, per chiudere l'avversario. Tutto il resto serve per fare la combo, che ovviamente abbiamo di side, per siddare, perché post side ci faranno sicuramente partire per primi, o comunque c'è grossa possibilità che ci facciano partire per primi, e dobbiamo farci trovare pronti con una combo molto fragile, però che comunque il mazzo riesce a supportare abbastanza bene, o Calamities, oppure la classica board Union Carrier Sava Geraldo con Overtex e l'extra alloccato. Union Carrier perché serve per la combo, niente di più, per portare il Buster Blader che blocca l'extra. L'Incuribo serve anche lui per la combo e nient'altro. L'Incross anche lui per la combo. Phoenix per togliere cose poco simpatiche, comunque ci possono dar fastidio. Borrisworth per chiudere l'avversario e farlo il prima possibile.
e la carta più sbagliata del meta che deve essere toccata il prima possibile, e anche noi ce la possiamo permettere, quindi, quindi la giochiamo, quindi la giochiamo perché anche noi ce la possiamo permettere. Passiamo ai sincro. Araldo, anche lui serve per la combo. Metal Marcher, anche lui serve per la combo. Savage serve per la combo anche lui. Mi dico in second per negare dopo. Infatti l'abbiamo già spiegato, Tia. Poco attento, perché abbiamo detto che lo giocheremo di l'ultimo ribatto che fa lo sbruffuntiello, ragazzi. Esatto. Crocosauro. Vabbè, ma come facciamo a rimanere addosso? E Drisciola. Oh, perché mi vogliono troppo bene, ragazzi, quindi. Niente. Tutto qua. Mamma mia. E giocare. E passiamo agli Xyz. Dopo questa performance fantastica, che sto sentendo anch'io l'odore che mi sta ammazzando. E che nube tossica è giustificata. Altro che Chernobyl, questa ha ammazzato. Questa ha ammazzato i dinosauri, non i Biru. Sto sentendo anche qui sul server in Molise, figa. Passando agli Xyz, abbiamo un Dugares. Poco da dire, ti manda tiranno a un 7000 che attacca tutti i mostri sul terreno e non ha senso. Dolka serve per fare una negazione ulteriore, se magari ti mandano, ti mandano primo quando tu hai seedato per non hai seedato per andare secondo. Dweller perché ammazza Eldritch. E VFD, anche lui carta che finirà in banned probabilmente, mi piange il cuore perché ho anche Generator per da preservare portare un po' la ho anche no, la rimetto perché ok, ho anche Generator da portare. Mi piangerà il cuore. VFD bannato, però è giusto così. Vi ringrazio ragazzi per l'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto e questa lista vi sia piaciuta. E niente, grazie a tutti. Ciao ciao.